Suonare sugli accordi è la vostra più grande frustrazione e pensate che per farlo bisogna essere eletti da chissà quale dio della musica? Beh, oggi non sto qui a vendervi miracoli, però ho un piccolo workout da fare sul brano Knocking on Heaven's Door che potrebbe aiutarvi. Prima di iniziare però segnatevi subito alla mailing list, la trovate nel link qui sotto in descrizione. Potete quindi scaricare le tabs del solo che ho suonato all'inizio ed essere informati per quanto riguarda tutte le novità didattiche e in particolare sull'uscita del corso dedicato appunto al suonare sugli accordi. Uscirà tra pochi mesi. E datemi ovviamente anche una mano a spingere il canale con like, condivisioni, commenti a rotta di collo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi ragazzi e attivate la campanellina, un gesto per voi semplicissimo, solo il ditino, tlac, ma per me ha un significato enorme. Basta con le chiacchiere e iniziamo. Ragazzi, ciao a tutti da Leonardo Vitacolonna, il vostro chitarra terapeuta di fiducia. Oggi parlerò del suonare sugli accordi. Ma innanzitutto che cosa significa suonare sugli accordi? Allora, da un punto di vista tecnico significa suonare, cioè improvvisare, passando nei punti forti da un punto di vista ritmico sulle note delle triadi degli accordi e anche passando per le settime, diciamo, in realtà. Da un punto di vista musicale, in realtà, facendola più facile, suonare sugli accordi significa suonare in modo tale che, senza l'accompagnamento, quello che stiamo facendo rende comunque l'idea del giro armonico. Passare nei punti ritmici più forti, sulle note cordali. Ma che è sta stregoneria? Ma manco un computer della NASA può fare una cosa del genere. Beh ragazzi, in realtà vi svelo un segreto. Il cervello umano è perfettamente in grado di fare un calcolo del genere. Volete la prova? Beh, accompagnate con la chitarra Knocking on Heaven's Door e provate a cantare una melodia. Provate a inventarla una melodia. Beh, vedrete che se avete un minimo di orecchio musicale sarete sicuramente in grado di fare questa cosa. E vi dirò di più, le melodie che canterete passeranno nei momenti ritmicamente forti per le note degli accordi, perché fa parte proprio del linguaggio musicale che sviluppiamo sin da piccoli, quando impariamo cioè la nostra lingua madre, cioè l'italiano. Il problema è che farlo con la chitarra, anziché con la voce, risulta molto più difficile. Questa cosa accade per vari motivi. Il motivo principale è che abbiamo generalmente una scarsa attitudine ad ascoltare realmente l'armonia che passa sotto mentre stiamo suonando. Un altro motivo è sicuramente tecnico, cioè la poca conoscenza delle scale fa sì che quando suoniamo siamo sempre molto concentrati proprio con le orecchie a beccare le note giuste e facendo così ci perdiamo quindi non tanto le note della scala, che sono quelle che andiamo a cercare, ma ci perdiamo le note dell'accordo. E quando arriva il momento in cui dobbiamo suonare quella nota là, puntualmente la lisciamo quella nota. Quindi, prima cosa da fare, dovete sicuramente automatizzare a livello muscolare tutte le forme delle scale. Beh, diciamo almeno le scale maggiori e le pentatoniche. E una volta che sapete a mena dito tutte le forme, avete risolto il problema? No, perché poi parte un secondo problema. Una volta che si sanno bene le forme delle scale e le mani vanno veloci, accade un'altra cosa, cioè che le mani iniziano ad andare più velocemente del cervello e quindi non pensiamo e non ascoltiamo realmente ciò che accade e ci perdiamo quegli appuntamenti importantissimi con gli accordi. E voi a quale tipologia appartenete? A quelli che stanno là a cercare per ore le note delle scale a orecchio? Oppure fate parte di quelli che suonano benissimo le scale, che suonano a tutta velocità, andando completamente alla cieca, spinti più da un tic irrefrenabile piuttosto che dal desiderio di seguire gli accordi e la musica? Bene, oggi cercherò di darvi una mano per risolvere questo problema e ci aiuterà la famosissima Knocking on Heaven's Door, che per fare questo video, per ritrovarmi a suonare in una zona del manico centrale con note più facilmente cantabili, ho trasportato dalla tonalità di Sol, che è quella originale, alla tonalità di Do. Gli accordi quindi saranno Do maggiore, Sol maggiore, Re minore, Do maggiore, Sol maggiore e Fa maggiore. E adesso, andando nel dettaglio, prendiamo in esame il passaggio tra il Do e il Sol, cioè i primi due accordi. Adesso immaginiamo di avere con noi un trio di cantanti che chiameremo il trio Monnezza, formato da Gino, Pino e Dino. E ognuno di questi tre cantanti canterà
una singola nota dei due accordi. La risultante delle tre melodie, cioè della melodia di Gino, di Pino e di Dino, darà proprio il passaggio degli accordi fatto con la voce. Ma prima andiamo a vedere quali sono le note che compongono il Do e il Sol. Il Do è formato dalle note Do, Mi, Sol. Mentre il Sol è formato dalle note Sol, Si, Re. Ora assegniamo a Gino la nota più bassa dell'accordo di Do, che è appunto il Do. Subito sopra Gino ci sarà Pino che canterà il Mi. E infine la nota più acuta se la becca Dino, che è il Sol. Bene, passando dal Do maggiore al Sol maggiore, ci aspettiamo erroneamente che Gino passi dal Do al Sol, cioè dalla tonica, dalla fondamentale del Do alla fondamentale del Sol. Ci aspettiamo sempre erroneamente che Pino passi dalla terza maggiore del Do, cioè il Mi, alla terza maggiore del Sol, cioè il Si. E infine ci aspettiamo che Dino passi dal Sol, cioè la quinta del Do maggiore, al Re, che è la quinta del Sol maggiore. La risultante, quindi, errata sarebbe questa. Perché è errata questa cosa? Con la chitarra suona benissimo. Poi suona bene, dipende dai contesti. Allora, questa cosa, soprattutto ragionando a tre voci, è errata perché in questo modo ogni cantante deve fare un salto molto ampio ed è veramente difficile. Posso pure capire passare da tonica a tonica. No, no. Ma passare dalla terza alla terza è ben più complicato. No. Non è molto naturale, eppure da quinta a quinta non è al massimo. No. No, no, no. Cioè, a meno che non si abbia una super tecnica vocale, questi passaggi risulteranno sempre un pochino precari e stonati. Nella realtà, ognuno di questi tre cantanti del trio Monnezza, nel passaggio di accordi dal Do al Sol, si muoverebbe molto di meno di così. Partiamo da Dino adesso, che è quello che cantava la nota più alta, cioè il Sol. Quindi, passando dal Do maggiore, dove Dino canta il Sol, andando nell'accordo di Sol, Dino cosa canterà mai? Beh, non è che serve una scienza per capire che continua a cantare il Sol. No. Molto più facile di quella cosa assurda di prima. No, no. Ok, quindi rimane fisso sul Sol. Adesso torniamo indietro sulle voci più basse. Al centro avevamo Pino che cantava il Mi. No. Pino, anziché scendere al Si, scende di un tono al Re, che è la quinta giusta del Sol. No. Per farvi capire quanto sia molto più naturale disporre le voci in questo modo, ve la faccio vedere in un altro modo. Allora, abbiamo Dino, che è l'indice della mia mano sinistra, mentre Pino è l'indice della mia mano destra. Prima facevano questo, adesso invece fanno questo. Quindi, come vedete, Dino è rimasto fermo, Pino è sceso soltanto di un tono. E Gino che cosa farà in tutto questo? Beh, farà una cosa molto simile. Anziché passare da Do a Sol, passerà da Do alla nota mancante del Sol maggiore, che è il Si. Ecco quindi che le tre voci saranno... Bellissimo, no? E la cosa fantastica è che questa è la cosa che viene naturale da fare, anche senza sapere niente di teoria, senza sapere neanche in che tonalità ci si trova, perché il canto funziona così. E le regole della musica, l'armonia, viene costruita esattamente su ciò che funziona. L'armonia, la teoria, è tale perché Gino, Pino e Dino hanno cantato in quel modo e non il contrario.
Le cose sbagliate non vengono naturali da cantare, a meno che non c'è il prosciutto nelle orecchie. Facendola breve e chitarrizzando il tutto, prendiamo la forma della scala maggiore in questo box e ripassiamolo un attimo. Per poter andare avanti è necessario che sappiate bene almeno questa forma. Ora, senza andare nel dettaglio, come ho fatto nel passaggio tra il Do e il Sol, estendo queste due melodie aggiungendoci anche l'accordo di Re minore e l'accordo di Fa. Quindi otterremo questo. Bene, e adesso che cosa fate? Rimanendo in questo set di corde, suonate sopra il giro di accordi queste tre melodie, una dopo l'altra. Perfetto, e una volta che avete chiare queste melodie proprio nelle mani, cercate di unirle tra di loro, senza perdervi ovviamente gli accordi. E aggiungeteci poi un po' di vibrati, di bending e di slide. Ragazzi, non è facile, cioè non è una cosa che fate in 2 secondi dopo che avete visto questo video. Vi ci dovete allenare tanto e ci dovete dedicare tanto tempo. Ogni tanto fermate le mani, ricanticchiatevi le melodie e provate a risuonarle di nuovo. E, ripeto, ci dovete dedicare veramente tanto tempo. Arrivati a questa fase, smettete di nuovo di suonare e ritornate alla voce. E a questo punto inventate le vostre melodie, le canticchiate e poi ve le trovate sulla chitarra. Sempre magari rimanendo in questo set di corde, senza allontanarvi troppo. Ovviamente, se con la voce non arrivate a cantare certe note, trasportate tutto di un'ottava. Cioè, questo Do è incantabile. Io lo canto. Na, 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 na. Insomma, cantate, inventate, stoppate la base, trovatevi sulla chitarra quello che avete suonato, risuonatelo sulla base, rismettete di nuovo di suonare, cantate nuovamente, inventate di nuovo, ristoppate la base e trovate di nuovo sulla chitarra quello che avete fatto. E dai, dopo un po' c'entrate dentro, ragazzi. E poi ripetete tutto sui 7 di corde superiori e poi magari sulle altre forme della scala. E dopodiché applicate lo stesso procedimento ad altri giri armonici. Vi consiglio di utilizzare dei giri armonici, insomma, quelli più usati e più sentiti, per esempio il giro armonico di Let It Be. Oppure il classico passaggio rock, La minore, Fa maggiore, Sol, La minore, cioè sesto, quarto, quinto, sesto.
Applicate lo stesso procedimento che avete applicato prima, ma fatelo proprio in modalità esercizio, cioè dividete tutto a step, fate prima questo, poi quest'altro, ripetetelo, eccetera, eccetera. Perché se non fate così, già lo so, ci dedicate 2 o 3 minuti, ve demoralizzate e accannate tutto. Invece datevi proprio dei compiti da fare, svolgete questa cosa in modalità esercizio. E soltanto dopo che avete imparato a fare questa cosa, dovete alzare l'asticella e iniziare ad utilizzare anche le triadi. Ma questa cosa, secondo me, viene in una fase successiva, cioè prima dovete riuscire con l'orecchio a ragionare in senso melodico sui passaggi degli accordi, poi dopo dovete visualizzare le triadi che vi aiuteranno. Certo, le triadi vi aiuteranno quando le sapete perfettamente su tutto il manico, quindi potete anche dividere il lavoro in questo modo. Da una parte studiate facendo tutto quello che vi ho detto fino adesso in questo video, poi parallelamente vi studiate le vostre triadi sul manico. Poi, quando vi sentite pronti, provate a mescolare le due cose. A proposito, vi prometto che farò anche un video per vedere come beccare le triadi velocemente su tutto il manico. Ebbene sì, c'è una scorciatoia anche lì, ragazzi, e ve la farò vedere. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Vi ringrazio veramente per essere arrivati fino alla fine del video. Se vi è piaciuto, non vi dimenticate di lasciare un like, condividetelo, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Mannaggia, che ve costa! Io lo so che non siete tutti iscritti. E dai, schiacciate quel bottoncino, che ci vuole, ragazzi? Per voi è un gesto facilissimo, ma che per me fa una differenza vitale. Inoltre, vi ricordo che se volete seguire un percorso didattico con me, non esitate a contattarmi, troverete qui sotto in descrizione tutti i miei contatti. Ragazzi, grazie di nuovo e buono studio e ci vediamo al prossimo video. Prima o poi mi sbaglio, Gino, Pino, Dino. Non mi ricordo se l'avevo detto giusto, Dino e Pino. Mi sa che ho fatto un casino con sti c***o dei nomi. Dino e Gino.